sarei potuto essere diverso. Io sarei potuto essere un'altra cosa. Vecchio, ma cosa stai blaterando? Io sarei potuto essere diverso. Un'altra vita, un altro senso. Io non ti capisco proprio. Ma cos'hai? Cosa vuoi? Se hai qualche problema, ci dovevi pensare prima. Adesso è troppo tardi. Troppo tardi. Troppo tardi. Oh mio Dio. Questo qua è partito. È finito pure il vino. Vecchio, ti ringrazio per il goccio. Ti devo salutare. Adios, amico. Troppo tardi. Troppo tardi. Grazie, grazie, grazie. Sono estasiato. Delicata, profumata, ma piena di spine che pungono. Sto parlando della Rosa, non della mia ex moglie. Vi ringrazio, grazie, grazie. E dato che siete un pubblico speciale, tanto lo dico a tutti, e visto che siamo alla fine di questa splendida serata, vi voglio confessare una cosa. Io oramai faccio questo mestiere da tanti anni e ho avuto quello che ho sempre sognato, la vostra attenzione, il vostro ascolto. Bene, per farla breve, io quando ero giovane, agli inizi, volevo diventare un attore drammatico. Volevo fare piangere tutti. E quindi succedeva che ai provini mi presentavo con un pezzo drammatico. E appunto, chi mi ascoltava piangeva, sì, ma dalle risate. E quindi, stasera voglio fare una cosa che non faccio mai. Voglio chiudere la serata recitando un pezzo drammatico. Magari vi faccio anche a voi piangere dalle risate, ma rimaniamo sempre in tema con lo spettacolo. Questo è un pezzo del mio più grande maestro, William Shakespeare. Spero non me ne vogliate se dovessi rovinarlo. Farò del mio meglio. E poi domani. E poi domani. Di giorno in giorno striscia col suo piccolo passo. Un povero per raggiungere la sigla, la postura, per conservare la memoria. Schiavato i pazzi di quale tutti i nostri sfoglio, ieri e poi giorno in giorno i nostri ieri hanno rischiarato i pazzi quel sentiero da raggiungere la vita polverosa segniti del trione che si dimena e va pavoneggiando allo scelto del mondo una sola e poi non so di più. È una favola raccontata da un idiota, tutta piena di strepito e furore, che non serve a niente. Grazie. 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 Macbeth. Di William Shakespeare. Grazie ancora. Buongiorno, sono Martina Assenso. Avevamo un appuntamento per l'intervista. Sì, prego, si accomodi. Grazie. Prego, prego.
Niente, comincerei dai complimenti. È stato uno spettacolo fantastico. Guardi, la ringrazio. È stata così, da star, da piccola star, un ospizio che mi sono voluto togliere. Perché, vede, io ho 20 anni, forse anche di più, che faccio questo mestiere. Il mio dubbio è sempre stato quello di non piacere. Ma lei piace, e anche tanto. Sa, ho voluto togliermi un sassolino dalla scarpa. Un sassolino piccolo, però così faceva sentire. Cosa farà adesso? Inizierà questa avventura? No, è stata la prima e l'ultima volta. Ma lei non può, è bravissimo. Le confesso una cosa? A me i giornalisti non mi piacciono. Sì, perché cercano sempre di rubarti qualche cosa di sbagliato. Ecco, tutti quanti rubiamo. Io rubo, il pubblico ruba, ma il pubblico ruba qualcosa di diverso, qualche cosa che vuole per sé, il personaggio, ecco. E noi abbiamo l'obbligo di fare questo dono, di concedere questa emozione. Altrimenti, se non si hanno queste sensazioni, è meglio ritirarsi. Vede, io sono come una marionetta che quando lo spettacolo finisce sente i fili che l'attendono afflosciarsi, allentarsi e giace in terra. Lei è profondo. E da quello che sto ascoltando sembra che tenga molto al suo lavoro. Quasi come se il confine tra arte e spettacolo e tra spettacolo e vita fosse inesistente. Molto sottile. Venga qua. Venga, le faccio vedere una cosa. Mi dia la mano. Guardi. Vede? Vede? Cosa? Sto rispondendo alla sua domanda. Vede? Sotto. Sotto non c'è niente. Io non esisto. Io esisto soltanto per loro. Esisto soltanto quando loro mi vogliono, quando loro mi chiedono. Ecco perché il confine che dice lei non può esserci. Cosa senti? È bellissimo. Perché l'hai fatto? Perché mi andava. E poi voglio farti rilassare per il provino. Vieni, ti faccio vedere una cosa.